un protocollo d'intesa per la prevenzione dei reati commessi in rete e l'emersione delle vittime del web. È il progetto pilota di durata triennale promosso dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, avviato a Napoli in via sperimentale nelle municipalità 3 e 5, con l'obiettivo di proteggere i giovani da un utilizzo improprio del web che sempre più spesso li vede potenziali autori e vittime di crimini digitali. Abbiamo rilevato una criticità nei giovani di recepire da parte degli adulti quelle che sono poi le indicazioni per un comportamento corretto. Quindi siamo intervenuti, abbiamo pensato di intervenire a rafforzare quella che è la funzione educativa dell'adulto con un ragionamento tra giovani. L'iniziativa, estesa successivamente anche ad altri territori, coinvolge un ampio partenariato istituzionale ed enti del terzo settore e metterà a disposizione risorse, competenze e progettualità per sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi legati all'abuso della rete e dei social media. È fondamentale agire su più piani, su più fronti rispetto a una questione sociale che ci attraversa e che purtroppo produce anche dei risultati tragici in alcuni casi. Questo è un piano molto importante perché ha a che fare con la violenza in rete, quindi il tema del cyberbullismo, ma anche legato evidentemente al modo di comunicare di una generazione che sta mostrando di essere in grande difficoltà. Quindi in questo senso il Comune è molto ingaggiato e naturalmente molto favorevole alla firma di questo accordo, perché aggredisce un piano del problema su cui noi riteniamo che si consumino delle questioni estremamente rilevanti. È un progetto che coinvolge scuole e associazioni e prevede che siano i giovani a diffondere tra i loro coetanei una cultura di responsabilità e consapevolezza digitale. Contestualmente i genitori saranno impegnati in corsi di formazione per prevenire le condotte a rischio ed aiutare i ragazzi a riconoscere segnali di pericolo. I ragazzi sono contentissimi di andare a parlare ad altri ragazzi, ma i ragazzi delle scuole sono veramente attentissimi a recepire da parte dei loro coetanei quelle che sono poi i punti più salienti della modalità di stare in rete. Oggi i ragazzi non vivono la rete come la immaginiamo noi, come qualcosa di diverso da loro. La rete è una parte della loro esistenza, anche molto importante. E quindi riuscire a in qualche modo indagare, riuscire a studiare, riuscire a comprendere, riuscire anche a inserire e a dare una serie di valori sul come utilizzare la rete, sicuramente è un modello di prevenzione fondamentale. Siamo una fondazione di ricerca che sta compiendo una ricercazione sul disagio e la devianza minorile nella città di Napoli e nella zona nord. Quindi in questo momento è fondamentale la collaborazione, la partnership tra pubblico e privato, perché ovviamente bisogna unire le forze e non dividerci, visto quello che sta succedendo non solo nella città di Napoli ma su tutto il territorio nazionale rispetto alla devianza e il disagio minorile. Il protocollo è sottoscritto tra Comune di Napoli, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ed altre istituzioni e fondazioni impegnate sul territorio con i minorenni. Appena finita la parte della scuola che terminerà nel mese di febbraio, interverremo con le stesse azioni di rapporto alla pari nelle agenzie del territorio, quindi saranno coinvolte le municipalità, le comunità, le progettualità, tutte le risorse che ci sono sul territorio per discutere di rete.